E apriamo le danze con i 100 ostacoli femminili, subito una gara da urlo, in primo piano Lolo Jones, un oro ai mondiali, pensate, nel 2008 a Pechino era la grande favorita, poi a un ostacolo dalla conclusione inciampava concludendo al settimo posto, ma in corsia numero uno l'austriaca Beate Schrott, quindi Lolo Jones, eccola qua inquadrata, e poi in corsia numero 3 la migliore di questa serata per quanto riguarda perlomeno i tempi stagionali, ovvero la Stowers con un 12.35 personale, l'obiettivo battere il record dello stadio di 12.78 di Svetlana Dimitrova del 98, un 12.78 che potrebbe essere attaccato facilmente, quindi la Crawford in corsia numero 4, anche lei un buon personale 12.88, quindi la Coward in corsia numero 5, 12.85 per lei, e la Diloch in corsia numero 6, fra l'altro l'americana di 30 anni fa anche il lungo. Attenzione, questa è subito una gara davvero importante perché ci sono tra le ragazze più forti al mondo, qui abbiamo visto ora la presentazione anche della Diloce, ma attenzione soprattutto alla corsia numero 3 dove c'è la Stowers, corsia numero 2 Lolo Jones e poi la Crawford in corsia numero 4, subito una gara da brivido. Esce bene dai blocchi, la Jones prova ora con le sue ampie falcate, la Stowers in corsia numero 3 a riprendere il comando della classifica, Stowers, Lolo Jones, Stowers, Lolo Jones, Stowers che dovrebbe passare al comando, conclude in 12.65, subito battuto il record dello stadio con questa gara ad altissima tensione fra le due americane, Lolo Jones 33 anni, Stowers 10 anni meno 23, che ha il personale migliore, dunque la Stowers si impone quest'anno, l'americana ha vinto a Doha, ha vinto anche a Oslo, seconda a Losanna e quarta a Monaco, subito una gara importante in questo Gala dei Castelli, giunto alla quinta edizione, rivediamo a rallentatore il movimento della Stowers che con le sue falcate è riuscito e con grande ritmica a fare la differenza e uscire proprio sul finale, secondo posto per la Jones. Gli applausi al folto pubblico, ora la classifica 12.62, vedete nuovo record dello stadio per Stowers, anche Lolo Jones batte il primato dello stadio che apparteneva a Dimitrova Svetlana, la bulgara, un limite fatto stabilire nel 98 e battuto in questo 2015.